Ciao a tutti ragazzi, oggi velocissima recensione di un prodotto che ho già recensito qualche mese fa di un'altra azienda. Questa volta è un overboard dell'azienda Mega Wheels. Vedete qua dietro il sito, linkerò in descrizione appunto il link per comprare questo prodotto che è in offerta in questo periodo e secondo me vale la pena perché il prezzo, ve lo dico subito, è di 179 euro. Ve lo mostro, questo è l'overboard in questione ed è molto buono visto che in negozio meno di 250 non trovate prodotti simili e online anche 300, insomma prodotti veramente molto molto simili, ormai sono tutti più o meno uguali, vengono ribrandizzati, diciamo la verità. E niente, questa è la confezione, Mega Wheels, come vedete la marca, dovrebbe essere un'azienda tedesca in linea di massima. Qua abbiamo qualche specifica che vi leggo subito, scusatemi, non è proprio facile da muovere. Comunque, allora, come vedete abbiamo una ricarica 0-100 in 3 ore, più o meno il tempo è quello, portata massima 120 kg, io peso 80 circa, però comunque nessun problema anche con i miei amici più alti, più grossi da 100 kg, ovviamente, velocità massima 12 km all'ora e arrampicata, diciamo, su rampe fino a 25 gradi di pendenza, che sono veramente, veramente tanti. L'autonomia di questo overboard dovrebbe essere di circa 20 km, io l'ho utilizzato un po' con un altro prodotto che sto utilizzando, ovvero lo smartwatch di Xiaomi con il GPS, e sommando i pezzi che ho fatto in vari giorni sono arrivato a 17 km prima che la batteria si esaurisse del tutto. Va detto che ho fatto solo 4 cicli di ricarica piena, quindi sì, non sono così tanti, devo ancora rodare un po', e per di più ho fatto anche delle cose un po', diciamo, delle rampe, quindi cose che vanno a sforzare di più l'overboard. Ovviamente, diciamo che con un utilizzo solo sul piano, sulla strada, che non serve neanche a usare, io nel video lo utilizzo in strada ma è sconsigliabile, assolutamente non penso che sia neanche una cosa molto legale. In ogni caso, dicevo, sul piano 20 km penso proprio che li possa fare senza problemi. Comunque, continuando, dicevo, ho fatto questo video dell'overboard perché ne avevo già fatto uno che trovate sul canale che ha fatto più di 100.000 visualizzazioni, non me l'aspettavo, quindi ho detto vabbè, magari interessa, ne facciamo un altro. Il prezzo è molto competitivo, come vi ho detto, 180 euro in confezione. Abbiamo solo l'overboard con l'alimentatore, con la presa europea, spinotto europeo, quindi veramente molto buono. Per di più l'azienda dovrebbe essere tedesca, da quello che ho capito. Comunque, vediamo un attimino l'overboard in questione, pesucchia, quindi sarà difficile muoverlo seduto così. Allora, finitura molto bella in carbonio, come vedete, una texture disegnata in carbonio. Ruote da 6 pollici e mezzo, quello che avevo provato prima era da 8 pollici, sicuramente le ruote più grandi sono migliori, nel senso, con ruote più grandi avete più altezza da terra, quindi non avete problemi con scalini un po' più alti, con ostacoli più alti, e per di più le ruote più grandi assorbono meglio i buchi, questa è una cosa ovvia, palese. Però comunque mi sono trovato molto bene anche con questo, sono riuscito ad andare anche sull'erba, non è che ci si va comodamente, bisogna stare attenti perché insomma non è così facile, anche sui sassolini, insomma sono riuscito a fare un po' di cose, a dire che io li avevo già provati spesso, quindi ormai ho parecchia maneggevolezza, però chiunque in un giorno, due, tre prende confidenza e va un po' dove vuole. Prima di lasciare le immagini, cos'altro posso dire? Posso dire che è un prodotto sicuramente superfluo, una cosa in più perché, ripeto, l'usabilità è molto limitata dalla batteria e dal peso, comunque portarselo in giro non è così comodo, poi 18 km sono pochi obiettivamente, va bene magari al mare per fare casa, spiaggia e tornare indietro, però è uno sfizio in più, quindi io consiglio, se volete provarlo, di prendere questo qua a questo prezzo, comunque se trovate altri a questo prezzo, non di più, perché comincia a non aver senso. Quando un domani questi prodotti arriveranno a fare, non so, 30, 40, 50 km, magari potrebbe ed essere comunque un attimino più sicuri, perché qua è vero che è facile andare, ma basta perdere attenzione un attimo, siete lì, fate altro e la caduta è dietro l'angolo. Io non sono caduto una sola volta, mentre provo la velocità massima su quello vecchio, su questo sono stato attento, l'ho raggiunta e mi sono fermato perché poi quell'altro si era bloccato di colpo, io ho fatto un volo a tuffo. E quindi niente, questo giro diciamo che sono stato più attento, in ogni caso è un prodotto che mi è piaciuto molto, lo consiglio. E adesso vi lascio qualche piccola scena, niente. Lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale. Ripeto, il link in descrizione. Se avete domande particolari, fatele nei commenti come sempre. Noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Lorenzo per Esperienza Mobile. Ciao!